Ecco a voi la prima video intervista del gruppo Artes, l'essenza dell'artista. Siamo onorati di avere qui con noi il maestro Ivano Rota e per questa prima intervista la partecipazione straordinaria della nostra super top Miss Volto Aper Art 2019, la bellissima Benedetta Tewolde-Beran. Ciao a tutti, benvenuti nel mio atelier a Cantù. Sono felice di potervi mostrare quello che faccio, un po' quello che sono, e speriamo che venga fuori anche dell'altro. Siamo qui in questo studio, che poi diciamo che è di questo momento, perché ne ho passati, ne ho vissuti altri, diciamo più piccoli, meno comodi, finché appunto per adesso sono approdato a questo, non è mica detto che ci rimanga, però questo mi dà la possibilità di avere parecchio spazio, sia come per tenere le mie opere, che sono anche abbastanza grandi alcune, e anche un luogo un po' più spostato di là per lavorare, in quanto sono anche scultore, e quindi ho tutta un'attrezzatura, piccole macchinette, eccetera, eccetera. Siamo a Cantù, io sono di Cantù e se si vuole sono cresciuto, sono proprio ho fatto i miei primi passi in una bottega da falegname, perché qui a Cantù è proprio la tradizione è quella legata al legno. Mio padre è stato lui il mio primo maestro, mi ha avuto in bottega e poi ha cercato anche di trattenermi, ma purtroppo veramente, tra virgolette, non c'è riuscito, perché io al fare le cose dritte non sono mai stato capace, no? E infatti a un certo punto ho preso sì in mano gli attrezzi che lui mi dava per poter lavorare, ma li ho usati in un'altra maniera. Ho iniziato a prendere scalpelli curvi, le cosiddette sgorbie. I miei primi lavori sono stati dei burattini. Io sono sempre stato appassionato fin da ragazzo al teatro, a diciamo tutto quello che ruota intorno a questo mondo, e sono approdato appunto al teatro cosiddetto di figura, dove marionette e burattini sono i padroni. Io a Cantù sì, sono molto legato, ho fatto delle opere diciamo impegnative, anche importanti. In Largo 20 Settembre, una piazza qui in centro a Cantù, ho costruito un Pinocchio alto 8 metri in legno, che appunto è posizionato dal 2015 in questa piazza. Poi ho fatto anche altre opere sempre importanti in legno, delle grandi sculture di 2-3 metri. A conferma della grandezza di Ivano Rota, la nostra modella, la nostra Miss Volto Aper Art, Benedetta Tewolde-Beran, ha in mano il simbolo ufficiale della città di Cantù, dal nome Trucciolo, che dal 2000, con delibera ufficiale del Consiglio Comunale della Giunta di Cantù, è stato proprio adottato come il simbolo della città. E tutto questo si deve alla grandezza, all'originalità, alla genialità di un grande artista, Ivano Rota. Quello che da cui io traggo origine per ispirarmi in queste opere, in questi lavori che faccio, siano essi appunto burattini, quindi lì troviamo uno spettacolo, un testo da scrivere, dei personaggi da costruire, un messaggio da trasmettere, siano per dire sculture o anche quadri. La mia ispirazione è la mia vita, la mia sensibilità. Ogni opera che possiamo vedere intorno ha una spiegazione, ha una sua profondità, ha un suo chiaramente perché, ma non è estetico, non puramente estetico. Certo, l'arte deve essere anche bella, no? Ma quello che mi muove è sempre una ricerca interiore, no? Una ricerca mia, soprattutto interiore a me stesso, che però ha ovviamente dei risvolti, dei agganci con la realtà, con quello che mi sta attorno, con quello che vivo, con le persone con cui mi rapporto, con questa società nella quale vivo, volente o nolente.
Abbiamo quadri, sculture, anche sculture con materiali diversi. Ho iniziato con il legno, poi abbiamo la creta o gas beton. Sì, sostanzialmente possiamo trovarci delle differenze importanti, però per me sinceramente davvero è solamente un diverso modo per esprimermi, è un diverso modo di usare la materia, i colori che io uso, vedete, sono molto appariscenti, se si vuole, hanno dei contrasti importanti, violenti, anche ci sono dei simboli che sono o dei segni. Io la mia pittura, specialmente l'ultima che sto facendo, la chiamo pittura sporca, perché quando io ultimo un'opera, dopo devo trovare il modo per sporcarla nella maniera giusta, proprio perché se vogliamo quello che c'è di pulito in questo mondo bisogna cercarlo e non è facile. Non è facile. Per quanto riguarda invece la scultura, il mio modo di esprimermi anche qui tende sempre in prevalenza al figurato, no? Però vedete, sono sempre una rappresentazione di corpi che sono, se vogliamo, sempre un po' deformati, no? Sono dei corpi, delle figure ai quali mancano dei pezzi, degli arti amputati, ai quali si apre anche la mente. In queste sculture in ceramica sono sempre appunto, abbiamo un genere figurativo, però vedi, mancano dei pezzi, degli arti sono amputati. La mente, la testa è aperta, questa qui si intitola proprio mente aperta, no? Dove diciamo il soggetto fissa il cellulare, la mente si apre, uno, Benedetta, che Vero, io ho sempre il cellulare in mano a causa anche del mio lavoro, lavoro molto sui social, quindi sono sempre influenzata. È una cosa negativa, ma ormai sta prendendo sempre di sì, più. bisogna sapere usare, no, questi mezzi, no? Sì, Ad esempio invece assolutamente. questa, anche questa c'è la mente aperta, no? Però diciamo questa dissolvenza che può avere la mente non è data in questo caso da un cellulare, ma dal suo atteggiamento, no? Aggressivo, diciamo con questo cagnolino che diventa anche uno status symbol, no? Dell'essere anche donna. Ho realizzato diverse mostre, ho partecipato a collettive, una grande mostra personale a Como, però in questi ultimi mesi sono grato proprio a Stefano Artes per la possibilità che mi sta dando, grazie al suo gruppo, di cui Benedetta proprio è l'immagine, col quale sto partecipando a grossi eventi, specialmente a Milano, ma adesso vedo che stiamo anche organizzandoci per andare altrove. In uno di questi eventi a Milano, un mio quadro, questo, è stato scelto come manifesto per questa manifestazione, questo evento di Sport Art. È un quadro per me molto significativo perché rappresenta, diciamo, io, la mia sensibilità per quanto riguarda l'infanzia, i bambini, io ho diverse, tante opere con i bambini e questo è rivolto proprio, diciamo, qui abbiamo un pallone nel quale ci sono come dei grandi spilloni che lo trafiggono perché rappresentano, diciamo, se vuoi, un rito voodoo, no? Dove tutta questa violenza che i bambini devono subire, no? In parti lontane del nostro mondo, cucendo con le mani, invece di andare a scuola come ci vanno i nostri figli, tutti questi sentimenti, questa sofferenza che io provo, per queste cose, io ho cercato di Di esprimerle, rappresentare. di rappresentarle in Sì, questo bello. manifesto.
Grazie mille di questa visita, sono proprio contento che siate venuti a trovarmi nel mio atelier qui in via Crotto 9 a Cantù. Sono proprio contento di questo progetto Artes che con me inizia questa serie di interviste, vero Benedetta? Sì, grazie mille a te, grazie di averci ospitato qui, sono veramente felice, quindi ti ringraziamo, ci vediamo alla prossima intervista e niente, vi salutiamo qua dallo studio di Ivano dove veramente l'arte ha trovato casa. Ciao! Ciao!